Troil, luoghi abbandonati. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Ci troviamo qua sempre nella zona di Segesta, dove che riprendiamo la galleria numero 7. Io sono sempre in compagnia con Francesco, Samuele, e adesso io voglio sempre ringraziare tutte le persone che mi seguono, tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per mandare avanti il progetto. Siamo pronti, Francesco, per fare questo tracciato dell'Alcamo di Remazione Trapani? Ok. Il tracciato fa sempre parte di questo, soprattutto la galleria. Siamo veramente stanchissimi, ragazzi, perché il caldo è veramente tremendo. Anzi, nelle gallerie si sta fresco, si sta bene, sì. Qua stiamo per entrare nella galleria. Questa come ti sembra più lunga di quella di là? Sì, molto più lunga di là. Infatti noi la riprenderemo sia all'andata che ritorno. Molto dura, questo tracciato è stato molto duro per me, ragazzi. Ancora dobbiamo completare quella di Segesta, che è un'impresa titanica. Infatti, ragazzi, neanche c'è stato bisogno di accendere il multigas, perché ovviamente la galleria è piccola. Ovviamente si vede l'altra galleria, guarda dove. Queste sono le gallerie di Segesta, ragazzi, che è pieno. Infatti, ragazzi, come potete vedere, là sotto si vede anche la galleria numero 8. E nei prossimi video faremo pure quella di là sotto, che sarebbe l'ultima galleria, per poi fare l'ultima puntata della galleria di Segesta. Allora ragazzi, stiamo ritornando di nuovo indietro, stiamo ritornando la galleria numero 7, bellissima.
Infatti ragazzi stiamo uscendo di nuovo da dove siamo partiti per mostrarla veramente tutta la galleria al pubblico. Guarda, c'è dei pulcini, guarda. Vedi? Andiamo, dai. Infatti la galleria presenta molte macchie bianche. Stiamo per andare verso l'uscita, ragazzi. Allora ragazzi, come avete visto, la galleria numero 7 è questa. Ovviamente poi più avanti c'è la numero 8 che faremo, che sarà l'ultimo, che poi per fare anche quella più lunga di tutti. Io con questo voglio ringraziare a Samuele che mi ha accompagnato in questa impresa, voglio ringraziare anche a te Francesco che mi ha fatto le riprese, poi voglio salutare tutte le persone del posto, della provincia di Trapani, anche la mia comunità di Palermo, tutte le persone che mi seguono e tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per mandare avanti il progetto. Ricordiamoci che questo tracciato fa parte dell'Alcamo di Ramazzone Trapani. Noi ci sentiamo per la prossima puntata. Un abbraccio e grazie. Puoi salutare. Ciao ragazzi.